È un caso di un paziente che non aveva più osso risolto col nostro sistema denti fissi senza osso. Quello che vedi è una bocca completamente dentula, portava la dentiera sia nell'arcata superiore che inferiore per tanti anni e in queste foto laterali vedi l'aspetto caratteristico dei pazienti che non hanno più osso crestale. La bocca crea questa fionda che porta le labbra verso la parte anteriore della bocca proprio perché non c'è osso più a sostenerlo. Quindi una bocca anziana, labbro sottile, assottigliato, collassato, dovuta all'assenza dei tessuti che sostengono il labbro. La difficoltà in questi casi è duplice. Dobbiamo simulare i tessuti perduti, quindi osso e gengive, rimettere i denti nella posizione anteriore corretta, il problema è che non c'era l'osso per mettere i denti. La dentiera portata da anni aveva completamente levigato il palato, l'aveva fatto riassorbire e fatto andare alla parte interna, vedi il palato calloso, e nella parte inferiore era rimasto un filo sottilissimo di gengiva. Il paziente non riusciva più a tenere le dentiere manco con la colla, neanche con la colla. E questo spazio nero che vedi tra l'arcata mascellare superiore e la mandibola inferiore era l'obiettivo del nostro operato. Noi dovevamo risimulare tutto questo spazio nero, osso perduto, gengiva perduta e denti perduti. Nella mascella superiore non c'era più osso. L'unico modo che c'era di rimettere i denti è stato quello di ancorarci alla base mascellare con impianti speciali pterigoidei nelle zone posteriori, impianto zigomatico e degli impianti convenzionali, in questo caso inclinati a evitare le zone di vuoto. Nella parte inferiore abbiamo proceduto con impianti convenzionali inclinati e posteriormente con degli impianti corti. Questo è il grafico tridimensionale che ti mostra il tipo di intervento che è stato eseguito. Impianti convenzionali congiuntamente a impianti speciali zigomatici e pterigoidei nelle zone posteriori per reggere la masticazione. Questa è l'attacco tridimensionale del paziente prima e dopo. Nota come ha perduto completamente i denti e l'apparato masticatorio. L'apparato, l'organo masticatorio non era più presente. Ci siamo ancorati con degli impianti speciali alle basi mascellari, impianti pterigoidei e zigomatici, e abbiamo così potuto posizionare all'interno della bocca tutta la simulazione protesica. Fai attenzione perché è raro trovare un livello di iperrealismo tale come quello che stai guardando adesso. Dei denti perfetti in zirconio, replica di denti reali, scansionati, riprodotti roboticamente, e gengive iperrealistiche che trovano il match perfetto all'interno della bocca del paziente e permettono di portare in posizione corretta i denti di modo che siano visibili quando il paziente sorride. Abbiamo potuto dare sostegno alle labbra, adesso le labbra sono sostenute e il paziente quando sorride può mostrare un sorriso completo dal lato destro al lato sinistro con gli incisivi dominanti bianchi, effetto perlato, nota come la luce riflette sopra le superfici dello zirconio e dona questo aspetto iperrealistico alla dentatura, dei denti che sono indistinguibili da dei denti, naturali. Questo è stato un caso per me molto bello da spiegare perché ti mostra quello che è la difficoltà non solo di ancorarci con le protesi all'osso quando non c'è, ma anche di andare a sostenere i tessuti molli e far ringiovanire il viso con le protesi in un paziente che aveva una situazione, di profilo, del viso anziano. Qua un paziente che ha preso almeno 10 anni. Un paziente molto più giovane, più luminoso, con un sorriso perfetto, ancorato a sopra degli impianti dentali, speciali basali. Un saluto da Dottor Palmas.